Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale di Melito Porto Salvo Saverio Spinella. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita con Dofuri Real Altopiano. C'è il solito gesto cavalleresco come all'inizio di ogni partita. Non è sotto la curva ma è davanti alla panchina, il batticinque tra virgolette. Poi le squadre andranno a confrontarsi: il Real Altopiano con Barilla, Lenzi, Silleri, Gioffre, Ambrogio, Sapone, Cuzzocrea, Caccamo, Paviglianiti, Rosaci e Scrivo. A disposizione del mister Antonio Stalitano, Angelone, Pizzimenti e Legato. Mentre dall'altra parte Condofuri con Scordo, Laurenzano, Modappari, Piacentini, Larnè, Mafrici, Nucera, Chilà, Viel, Pavasuli, Praticò. A disposizione del mister Antonio Stalitano, l'altro è mister Cuzzocrea. A disposizione sua ci sono Angelone, Pizzimenti, Ligato e basta, è finito il film. Mentre invece il Condofuri, mister Antonio Stalitano, a Avenoso, Nicolò, Sgro, Oruna, Mafrici, due o secondo. L'arbitro è il signor Carlo Pelle della sezione di Locri. Condofuri che si propone. Usufruisce ora di una rimessa laterale già battuta, un colpo di testa da parte di un difensore, poi Cuzzocrea, quindi c'è un contropiede. Ancora Cuzzocrea, non si chiude il triangolo. Capitan Cuzzocrea che oggi nella doppia veste di giocatore e allenatore. Allunga in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo. Condofuri si schiera lato mare, casacca bianca, pantaloncini neri con banda verticale, calzettoni bianchi, mentre il Real Altopiano lato monte, casacca verde, pantaloncini bianchi e calzettoni verdi. L'arbitro indica che si tratta di calcio d'angolo, quindi primo calcio d'angolo della partita a favore del Condofuri. Siamo al secondo minuto del primo tempo e il Condofuri usufruisce ora di un calcio d'angolo, cercherà di sfruttare questa occasione per sbloccare il risultato. Grappolo di nuovo in aria, sta per partire il cross. Un colpo di testa da parte di un difensore, palla fuori aria, la rincorre con successo, finta e doppia finta, cross sotto porta, intercetta un difensore, si può ripartire con questo contropiede.
Cuzzo Crea, guadagna una rimessa laterale, è stato l'ultimo a toccare Nucera, dice l'arbitro, il signor Carlo Pelle della sezione di Locri. C'è ora un intervento arbitrale del signor Carlo Pelle di Locri, che decreta un calcio piazzato a favore della formazione ospite. A parti invertite questa volta si sposta il baricentro, si rifugia in fallo laterale. Cerca di portare la minaccia ora la formazione ospite. Cuzzo Crea con questo cross sotto porta, sul quale esce a Branca e respinge oltre la linea centrale del campo. Cerca di pericolo, tiro, e riesce a metterci una pezza. Quando fu vicinissimo al gol, per mezzo del mezzo sinistro, scusate il bisticcio, Favasuli, uno dei calciatori più bravi di questa categoria, si è salvato in calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo per il Condopuri, uscita tempestiva del portiere che è riuscito a salvare Capria e Cavoli. E ancora una volta si erge protagonista il portiere, ha tirato a botta sicura sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il centro mediano Larnè ha incornato da due passi, una inzuccata a botta sicura sulla quale è intervenuto ancora una volta il portiere ospite, che ha compiuto due interventi da campione fino a questo momento e ha salvato la sua porta. Cerca di andarsene ora velocissimo, subisce fallo non rilevato dall'arbitro, tutto regolare, spalla a spalla, l'arbitro era ben appostato, Carlo Pelle della sezione di Locri, che per intenderci è quella che ha espresso un arbitro in Serie A, Antonio Dattilo, che abbiamo anche fotografato su questo stesso campo qualche decina di anni fa, forse 30, e poi la sezione di Locri è quella che ha espresso il presidente regionale degli arbitri Stefano Archinà. C'è un lungo lancio, che si spegne a bordo campo, ma ci ha dovuto mettere una pezza ancora una volta. Terzo intervento prodigioso da parte di Barilla, che fino a questo momento è il protagonista assoluto dell'incontro. Terzo calcio d'angolo, vediamo come riuscirà. Tunnel, va al tiro e sbaglia Mire Bersaglio. Condopuri più intraprendente, più deciso, più determinato, che ha sfiorato per almeno in tre occasioni la marcatura. Risultato a occhiali comunque al Maro Simone di Melito Porto Salvo. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F, Calabria. Cerca di mettere in movimento i propri compagni Ambrogio con questo lancio, Sbilenco, che non ottiene effetto alcuno. Va a recuperare il pallone
nel campo per destinazione il difensore del Condocuri, oggi in casacca bianca. Ancora il terzino Modaffari. Uzzo Crea carpisce un buon pallone, poi lo recupera Chilà. C'è un lancio in direzione di Paviglianiti, che si era venuto a trovare in ottima posizione per creare qualche problema a Scordo. Il mezzo sinistro Pavasuli, il pallone ha già superato la linea dell'out e l'arbitro ordina la rimessa laterale, che sarà effettuata dal laterale a sostegno Piacentini. Ancora Pavasuli, questa volta commette fallo non rilevato, si può proseguire, è in possesso di palla sempre il Condocuri. Questi è Piacentini, intercetta, cerca di tiro di prima intenzione, esce Barilla in presa aerea. Nicolò Piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo, un colpo di testa da parte del difensore di falsa sinistra Modaffari, palla che staziona sul settore di sinistra e si propone ora, entra in aria, palla sul destro, tiro e si sgrana, tra virgolette, o si sgranocchia, un gol quasi fatto, grosso pericolo per il Condocuri. E questa volta è stato il finto centromediano Ambrogio che ha fallito clamorosamente una palla più che favorevole davanti a Scordo. È proprio Scordo che cerca di mettere in movimento i propri compagni con questo spiovente verso il centrocampo, intercetta Nucera, va a rimettere il pallone lateralmente il difensore di fascia sinistra Siglari, palla in fallo laterale, palla che finisce tra le braccia del numero 7 Giovanni Cuzzo Crea, allenatore, capitano e giocatore. Perde palla Piacentini, francamente questo disimpegno era ottimo e secondo noi era regolare la posizione del giocatore. C'erano due giocatori che tentavano di incunearsi, ma uno era in posizione assolutamente regolare, questa è la nostra opinione. Non siamo l'arbitro, quindi pericolo, porta sguarnita e proprio sulla linea di porta riesce a salvare, poi c'è un calcio di rigore e ammonizione per il portiere, calcio di rigore per il Condocuri che era riuscito a metterci una pezza proprio sulla linea bianca. Quindi Condocuri che con Pavasuli che ha già messo mano sul pallone, sarà lui probabilmente riceve l'ordine dalla panchina. Pavasuli contro Barilla, questo al 12° del primo tempo,
L'arbitro controlla che tutto sia in ordine, la distanza deve essere rispettata, fischio arbitrale, parte Papasuli, tiro, rete. E in fondo a sacco il pallone dell'1-0, autore Papasuli. Sul calcio di rigore, questo al 12°. Partita che si è sbloccata, dunque i padroni di casa, si fa per dire, usufruiscono del Mauro Simone per le partite interne in attesa che il sindaco avvocato Salvatore Mafrici provveda a consegnare materialmente il campo ristrutturato nelle mani della società. Si gioca al Mauro Simone. Il Condofuri ha sbloccato il risultato qualche istante fa per mezzo di Papasuli, che ha depositato in fondo al sacco il pallone dell'1-0 sul calcio di rigore, appunto. E vediamo ora quale sarà la risposta con questo tiro telefonato che non inganna nessuno e men che meno l'attento scordo. Muove di qualche passo e quindi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. C'è un colpo di testa, arpiona il pallone Papasuli, aggancia un centrocampista realino, non si intendono i due, palla in palla laterale, siamo all'altezza della tre quarti campo del Condofuri. Con questo lancio in avanti, pallo laterale, ma l'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'altopiano, quindi può partire Piacentini, cerca di andarsene Papasuli, semina il panico nelle retrovie, serve, perde l'attimo giusto. Questi è Cuzzo Crea. Real in avanti, palla sul destro, tira di fatti, c'è una deviazione fortuita, può partire il contropiede locale, Piacentini cercava di andarsene, ecco il finto centromediano solito, interviene Capitan Mafrici, si deve rifugiare in palla laterale. Il solito Cuzzo Crea che va ad agguantare questa rimessa laterale, palla che ancora rimane in campo. Cuzzo Crea, cross sotto porta, anticipato questa volta per un soffio l'attaccante del Real, intervengono in due, punizione per gli ospiti. Siamo al 16° della ripresa, 1-0 per il Condofuri, gol di Papasuli su calcio di rigore al 12°. Grappolo di uomini in aria, sta per partire il tiro. Real altopiano che tenta di riequilibrare le sorti dell'incontro che lo vedono soccombere per una rete a zero. L'arbitro controlla che tutto sia in ordine. C'è il fischio, parte il tiro e colpisce la traversa. C'è stata una deviazione da parte di Scordo, pallone viscido, insidioso, che stava per infilarsi sotto la traversa. Lo ha smanacciato in qualche modo, ma l'altopiano è andato vicinissimo al pareggio. Ha colpito la traversa, ci è sembrato il suo tiro di Caccamo. Ci crede ora la formazione con la casacca verde,
palla dove ci sono solo maglie verdi, e il solito finto centromediano Larné, pardon, Ambrogio, pericolo, la palla finisce in fallo laterale, accorre il difensore di passa sinistra Siglari, c'è un lancio in aria, la palla ha superato la linea dell'out e quindi sarà il Real Altopiano a rimettere lateralmente. Intanto è rimasto a terra un giocatore del Real Altopiano, l'arbitro ferma il gioco e va a sincerarsi delle condizioni del giocatore prima di autorizzare, cosa che avviene in questo momento, l'ingresso del massaggiatore ospite che si affaccia dalle parti del giocatore rimasto infortunato con la sua magica bomboletta spray, capace di operare miracoli, e l'immancabile bottiglietta che poi passa di mano in mano. I minuti scorrono, siamo al 18:50, 1-0 sempre per il Condofuri. Al Maro Simone di Merito Portosalvo l'autore del gol è Favasuli, al 12° su calcio di rigore. C'è un tiro sbilenco, non aggancia l'attaccante ospite, può partire Mafrici, il capitano della formazione ospite di casa, finisce col perdere palla. Rimessa laterale, Giovanni Cuzzocrea, Real che usufruisce di questa rimessa laterale, e l'arbitro becca tra virgolette in posizione di fuori gioco un attaccante del Real Altomonte, Altopiano, pardon. Palla che rimane lì, gamba tesa, dice l'arbitro, punizione per il Real Altopiano. Abbiamo superato da poco il 20°. Tiro a rete, ha pareggiato il capitano, giocatore e allenatore Giovanni Cuzzocrea. Un gol d'astuzia, di forza, di prepotenza, di classe e soprattutto d'esperienza. Con tutta calma ha agganciato, e quando la palla è rimasta lì sul suo sinistro micidiale non ha avuto difficoltà alcuna di collopiede a infilare l'incrocio dei pali, nulla da fare, per scordo. 21° del primo tempo, dunque partita che torna in perfetta parità, 1-1. Insiste ancora, stavolta arriva con un attimo di ritardo Cuzzocrea, c'è un velo, non si fa ingannare l'attenta retroguardia ospite. Palla che si impenna e finisce in fallo laterale. Il terzino sinistro ospite rimette, ma in maniera irregolare, con i piedi dentro il campo, dice l'arbitro. C'è il cambio della rimessa, Piacentini,
la stessa cosa, restituisce subito il pavone e l'arbitro non può fare altro che ordinare una rimessa, stavolta, ovvero ancora una volta, questa volta è giusta. Insegue Cuzzo Crea, può partire il contropiede locale, era scattato bene ma di qualche millimetro in posizione irregolare. Il mezzo sinistro Favasuli, non si intendono i due, il 5 Ambrogio, finto centromediano, in realtà alla destra. Palla che staziona lì sulla tre quarti, la contende con successo ma spedisce il pallone in fallo laterale. Siglari a Viel, a terra Piacentini, parte il tiro e si lamenta Favasuli e viene pizzicato tra virgolette spesso e volentieri in posizione di offside o comunque sul filo del fuorigioco. Può partire il contropiede ospite, Cuzzo Crea, dribbling, cross sotto porta, ancora Cuzzo Crea, e anche questa volta è un fuorigioco di rientro. Non è d'accordo mister Antonio Stelitano, il trainer del Condofuri, sulle decisioni arbitrali. Il direttore di gara rimane irremovibile sulle sue decisioni. Il gioco riprende con questo lancio in avanti. C'è un intervento irregolare ancora di Favasuli, protagonista nel bene o nel male. Parte un cross, ci mette una pezza questa volta di prepotenza capitan Maprici. Può partire la ripartenza, pardon, insegue con successo il pallone, lo mantiene in campo Favasuli, cerca di andarsene, entra in area, cross sotto porta Piacentini, tiro, rete. Una volée l'interno col piede sinistro nell'angolo più lontano dove Barilla nulla può. Questo al 25esimo del primo tempo, quindi Piacentini porta in vantaggio al 25esimo e 50 secondi, quindi ci sono tre reti fino a questo momento, due per il Condofuri, Favasuli sul calcio di rigore e Piacentini, e aveva pareggiato momentaneamente Giovanni Cuzzo Crea, giocatore capitano e anche allenatore della formazione ospite. Vedremo ora quale sarà la risposta del Real Altopiano. Guadagna un calcio piazzato il finto centromediano Ambrogio, questo è il difensore di fascia sinistra Siglari sulla linea di battuta, osserva il piazzamento dei compagni e quindi dopo il fischio arbitrale cerca di mettere in movimento i compagni. C'è un colpo di testa da parte di Larnè, Giovanni Cuzzo Crea arpiona la palla, poi la perde. Favasuli semina il panico solo davanti al portiere, tiro,
rete. Favesoli ha resistito alla carica del suo angelo custode e appena entrato in area ha deliziato la platea con un tocco maligno, velenoso, che l'MLM è finito in fondo al sacco senza che nulla potesse fare il pur bravo Barilla, che sta facendo gli straordinari per arginare in qualche modo il tambureggiare degli avversari. Siamo sul 2-1, ricordiamolo, al 12° passo in vantaggio la formazione, siamo sul 3-1, perdon. Ci sono 4 gol fino a questo momento, l'ultimo è di Favasoli, quindi doppietta la sua. Doppietta di Favasoli e gol di Piacentini, mentre per l'altopiano aveva segnato Cuzzo Crea. Siamo sul 3-1 dunque al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, quando ci avviamo verso la mezz'ora nel corso del primo tempo. Ha tirato dal limite dell'area, ancora Cuzzo Crea, palla sul sinistro, cross sotto porta, ancora Cuzzo Crea, va al tiro respinto, ancora Cuzzo Crea, subisce fallo, pressato alle spalle da Praticò. E il Real ha la possibilità ora di rimettersi in partita con un calcio piazzato dal limite, ha colpito pure una traversa alla formazione ospite e ha avuto le sue palle gol comunque per segnare altri gol. Sbaglia tutto, la palla è passata abbondantemente alta sopra la traversa, difesa da scordo che va ora a recuperare il pallone nella linea mediana, la colloca la sfera sulla linea dell'area piccola e quindi la spedisce verso la linea centrale del campo. C'è un colpo di testa di Cuzzo Crea, ha agganciato in maniera mirabolante ma forse eccessivamente, tanto che Scordo è potuto intervenire comodamente. Si lamenta il centroattacco ospite locale Viel di essere stato strattonato, non è dello stesso avviso l'arbitro, si può proseguire, c'è un cross sotto porta. Questo è Piacentini, cerca di mettere in movimento Viel, ancora Piacentini, Condofuri per nulla pago del risultato, esce in presa aerea Barilla e poi di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Un colpo di testa da parte del difensore di fascia sinistra locale Modaffari, c'è una ripartenza abbastanza veloce con palla che penetra nelle retrovie, poi con calma Cuzzo Crea si libera di uno o due avversari, non del terzo che lo stende, si tratta di Viel. E c'è quindi la punizione già battuta, in possesso di palla Caccamo, ancora Cuzzo Crea, osserva il piazzamento dei compagni, scodella in area, un colpo di testa da parte della difesa, palla per Nucera che intendeva servire Favasoli, messo in gabbia, si accascia solo Favasoli.
palla in fallo laterale, scaraventata volontariamente per consentire all'arbitro di autorizzare l'ingresso del massaggiatore per prestare le cure del caso al giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Si tratta niente meno del mezzo sinistro Favasuli, autore di una doppietta di cui una sul calcio di rigore al 12esimo e poi al 28esimo. Ancora Favasuli porta a 3 le reti con cui il Condofuri sta conducendo nei confronti del Real Altopiano. Tutto questo al 32esimo e 50 secondi nel corso della prima frazione di gioco, qui sul terreno di gioco dello stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Viene accompagnato ora a bordo campo, a termine del regolamento, il fuoriclasse locale Favasuli. Viene autorizzato l'ingresso di Favasuli. Calcio d'angolo, quindi il Condofuri ha ancora una possibilità. Gli angoli sono 3-2. Stava per incornare a rete da due passi l'opportunista Cuccio Crea, già autore di un gol. Nulla di fatto, siamo sempre 3-1 per il Condofuri. Solito schema, grappolo di uomini in aria, parte il cross, sfiora soltanto l'attaccante, può uscire e abbrancare scordo. Viene spinto lateralmente con arte e mestiere, tutto regolare. Rimessa laterale a favore dei bianchi. Il difensore di fascia sinistra, Modafferi. C'è un altro intervento di Scrivo in fallo laterale e quindi il gioco riprenderà con una rimessa a favore della formazione di casa, che sta vincendo 3-1 al Mauro Simone di Melito Porto Salvo. Colpo di tacco molto elegante, molto bello di Cuccio Crea. C'è un pasticcio difensivo ora, riesce Mafrigi a tenere il pallone in campo, poi perfeziona Mafrigi, si libera del pallone spedendolo direttamente in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo. Altopiano che si stende in avanti con questo lancio. Ancora Cuccio Crea, invocava la concessione di un calcio di rigore la squadra ospite, non è dello stesso avviso l'arbitro, tutto regolare, si può proseguire. E questa volta viene steso senza tanti complimenti il mezzo sinistro Favasuli, tenuto a bada da due mastini tra virgolette, marcatura uomo e uno in zona. C'è anche una ammonizione, la prima dell'incontro. È un calcio di punizione a favore del Condofuri, che già sta vincendo 3-1 e tenta di mettere il risultato in cassaforte. Intanto il gioco è fermo. Posizione di offside
fischiata dall'arbitro. Cuzzocrea viene spinto lateralmente nonostante la sua notevole mole, tutto regolare per l'arbitro. Cerca di incunearsi per un soffio, riesce miracolosamente l'Arnè a impedire a Cuzzocrea, che sicuramente da quella distanza non avrebbe perdonato. Finisce a terra un giocatore, rimane pure infortunato, accorrono 4-5 sia da una parte che dall'altra, ma per fortuna è andata tutto bene, è andato bene, ma si è pensato in un primo momento che il laterale a sostegno Piacentini avesse sbattuto la testa contro il muro. Per fortuna così non è stato, il gioco può riprendere, è tutto ok, tutto liscio. Si aiuta come può, ma in maniera irregolare, l'ala sinistra Scrivo. Intanto si va avanti con questa rimessa. Può partire il contropiede ospite, Ambrogio, lancio in area, ci mette una pezza al solito Piacentini. C'è una rimessa laterale accordata dall'arbitro. Quando siamo giunti al 39esimo del primo tempo, sempre 3-1 per il Condofuri. Ricordiamolo, la successione delle reti: al 12esimo passa in vantaggio la squadra di casa con Favasuli, c'è il pareggio di Cuzzocrea al 21esimo, poi al 25esimo torna in vantaggio il Condofuri con Piacentini e poi Favasuli al 28esimo mette il risultato in cassaforte, 3-1, risultato blindato fino a questo momento, che arride ai bianchi di Condofuri. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F, Calabria. Attacca ora per linee verticali, si accascia al suolo colpito alla caviglia, si lamenta il giocatore rimasto a terra, corre l'arbitro. Si scusa Biel con l'avversario e ha un numero molto alto sulla maglia, ma anche gli altri, i numeri sono stati stranamente piazzati sulla parte superiore della maglietta. Punizione, cross sottoporta, ci mette una pezza il difensore Condofurese. Rimessa laterale sempre per il Real, che ci prova. Cuzzocrea va al tiro e per poco non nasce un'autorete. Tutto liscio, ma insiste in avanti la formazione . C'è stato un mini sketch sul settore di sinistra, da oggi le comiche . Tutto liscio, il gioco può riprendere con questo lancio in avanti di Scordo, con un pallone che supera la linea centrale del campo, ma c'è un colpo di testa da parte del mezzo destro ospite
Caccamo che è stato ostacolato irregolarmente. Si accende una piccola discussione tra Favasulli e Cuzzocrea, non rispetta la distanza. Viel e c'è ora una gamba tesa. Ottima occasione per la squadra ospite con una punizione, palla proprio sulla linea bianca della linea mediana in posizione decentrata e vedete che il portiere se la prende con i suoi. Stanno vincendo 3-1, nonostante ciò. Fitta barriera davanti a Scordo, 21 giocatori nella metà campo avversaria. Sulla linea di battuta capitano Cuzzocrea, il pallone stava per insaccarsi, c'è stata una deviazione della barriera, si scatafascia in orizzontale Scordo e riesce a smanacciare in calcio d'angolo. Battuto Cuzzocrea, cross sotto porta, porta sguarnita, tiro e c'è ancora il quarto calcio d'angolo. Si accende una mischia ogni tanto, gli angoli sono 4-3 a favore della formazione ospite che ha avuto 2-3 palle gol per tentare di rientrare in partita, di cui l'ultima avete visto su calcio di punizione dal limite, è rimasto infortunato a terra un giocatore della formazione realina. Accenna a rialzarsi, a terra c'è anche un giocatore del Condocuri, si tratta di Larnè e finalmente si può riprendere. Siamo al 44esimo del primo tempo. Invocava la concessione del calcio di rigore l'attaccante nel Real, non è dello stesso avviso l'arbitro, cerca di andarsene via. C'è un lancio sotto porta, arriva con un attimo di ritardo, non fa in tempo a coordinarsi Rosaci, svanisce la minaccia, il solito Scordo che di collo piede cerca di mettere in movimento con i compagni, ha già agganciato sulla tre quarti campo il centro attacco Viel con questo lancio. Arriva un fischio arbitrale per sanzionare questa posizione irregolare in fuorigioco. Il solito Favasulli, autore però di una pregevole doppietta, di cui una su calcio di rigore. Entra in tackle scivolato e spedisce il pallone però in fallo laterale. Il centrattacco Viel, proprio in questo momento l'arbitro decreta un calcio piazzato ancora a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è Rosaci, fa rettificare il punto dal quale deve essere battuta questa punizione. Siamo al 45 e 50 secondi nel corso del primo tempo, le squadre stanno per andare a riposo, si giocano gli ultimi scampoli di primo tempo, il risultato è 3-1 per il Condocuri. Fisco arbitrale, grappolo di uomini in aria, parte il cross. Ma è ancora la formazione ospite che tenta di riaprire la partita. C'è una pregevole, almeno dal punto di vista stilistico, rovesciata del mezzo sinistro Rosaci,
che non incanta proprio nessuno e men che meno l'attento scordo, e proprio in questo momento arriva il duplice fischio di chiusura del primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 3-1, al 12° Favasoli sul rigore, al 21° pareggio di Cuzzo Crea, poi ci sono due gol del Condopuri. Il primo è di Piacentini al 25°, il secondo ancora di Favasoli al 28°. L'arbitro è il signor Carlo Pelle della sezione dei Locri, 3-1, e la linea può tornare allo studio centrale, e cioè al regista Bruno Taverna.